Torna qua ancora e ti racconterò di quando lavoravo con questa persona che a quanto pare è diventata tua madre per un bel po'. E ti dirò anche la verità, ovviamente, ok? Così se ne andò via, con quella promessa. Luca non sapeva che stava per iniziare una storia alquanto incredibile e pericolosa. Stava per vivere una verità scioccante. Tornato a casa dalla zia, cominciò a ragionare sull'accaduto. Non aveva molto tempo, visto che la zia lo aveva messo subito a lavorare come al solito. Stava pulendo la cucina, ma intanto stava riflettendo su quella misteriosa donna di nome Roberta. Però era troppo piccolo per capire. E in quel momento si stava sbrigando perché aveva paura la zia lo sgridasse. Ogni tot gridava: «Ehi, hai finito?» E lui continuava a dire: «Quasi!» Ma a quanto pare a lei quella risposta non piaceva. Come sarebbe a dire quasi? Guarda che poi hai anche la stanza di Simone da fare. Luca infatti puliva anche le stanze dei suoi cugini. Loro cercavano di dargli una mano di nascosto in quel momento, ma Luca diceva che era meglio di no, altrimenti sarebbe finita male per lui. Insomma, dopo aver finito la sua stanza, andò in quella di Simone. Quest'ultima era a fare attività dopo scuola, un lusso che Luca non poteva permettersi. Avrebbe voluto continuare a giocare a calcio, ma la zia non voleva pagare. Le domeniche un tempo si allenava con la squadra e si divertiva, ma in queste domeniche il divertimento era stato sostituito dalle gite al cimitero e il lavoro in casa. Comunque sia, ad un certo punto sentì la nonna parcheggiare nel viale e corse a vedere dalla finestra. Era proprio lei. «Ehi Polly, sono io!» Ogni volta che Polly la sentiva, diceva subito a Luca di smettere tutto. Se la nonna avesse saputo di queste cose, sarebbe riuscita sicuramente a portare via Luca da loro. Infatti Polly ogni volta diceva: «Non ti azzardare a dire alla nonna come ti trattiamo qua, capito?» Ma la nonna in realtà, in parte, sapeva. Solo che senza prove non poteva far nulla. «Ciao piccolo, eccomi!» Luca la abbracciò forte e andarono insieme in salotto a guardare la televisione e parlare. Polly li guardava con disprezzo e rabbia, e la sua rabbia cresceva ogni minuto che passava. Ma non poteva far nulla. La nonna, vedendo il volto un po' preoccupato di Luca, gli chiese il motivo. «Cos'hai? Sai, i bambini come te non dovrebbero avere quella faccia cupa, piccolo. Nonna, devo dirti cosa succede con Roberta al cimitero.» Lei, ascoltando la storia, rimase scioccata e senza parole. Non poteva credere a quello che stava sentendo. «Cosa? Non devi più vederla, mi hai capito? Quella non è tua madre, è una bugiarda.» Così si chiuse il discorso, senza se e senza ma. La nonna poi diede un nuovo giocattolo a Luca. Intanto che lui apriva il regalo, lei ripensò a quella tragica notte, quando sua figlia perse la vita e Luca perse sua madre. Stava aspettando in casa il ritorno di Marisol. Era buio e stranamente era in ritardo di un'ora. «Dov'è mamma? Quando torna?» continuava a chiedere Luca. «Oh, vedrai, tra un po' sarà a casa», continuava invece a rispondere la nonna. Ma dopo 5 ore, con loro due addormentati sul divano, a casa suonò la polizia. «Salve, questa è la casa della signora Marisol?» La nonna, con fare preoccupato, disse di sì, e loro diedero la peggiore delle notizie. «Mi dispiace tanto, ma è successa una cosa». Poliziotto quindi raccontò che, a quanto pare, Marisol era caduta da un burrone. In una strada che lei però non aveva mai fatto per tornare a casa. La nonna lo sapeva bene. Luca, in braccio alla nonna quella sera, chiese dove fosse e cosa stesse succedendo, ma lei era troppo sconvolta per parlare e raccontare. Lo abbracciò e basta, tenendolo a sé per un po'. Dopodiché gli raccontò tutto con calma e Luca, sconvolto, non seppe come reagire. I funerali furono molto tristi e finì in orfanotrofio per 2 mesi, finché la zia non venne a prenderlo per portarlo al suo inferno. La nonna ripensa spesso a quella sera e non riusciva a levarsela dai suoi incubi. Comunque quel giorno andò via più tardi del solito, così da impedire a Polly di far lavorare Luca più del dovuto. Disse anche: «Piccolo, prima o poi verrai con me, ok? Resisti.» Luca capì che la nonna era la persona che l'avrebbe forse salvato, ma stava per succedere tutt'altro nella sua vita. In fondo era un bambino e quindi gli adulti potevano manipolarlo facilmente. La domenica seguente, dopo un'intensa settimana passata, andò al cimitero, ma la nonna invece di allontanarsi stavolta rimase vicino a lui e vide arrivare Roberta. Questa, con grande sorpresa, salutò la nonna. «Piacere, sono Roberta!» La nonna, con sguardo molto sospetto, continuò a guardarla dopo averla salutata e andò subito al dunque. «Come mai hai detto a mio nipote che sei sua madre?» Roberta, con un sorriso, rispose: «Perché è così. Quella donna me l'ha rubato. Mi ha rubato il mio bambino quando ero giovane.» La nonna, sconvolta, continuò alzando il tono di voce: «Cosa diavolo stai dicendo, eh? Lo conosco da quando aveva pochi mesi. È impossibile!» Ma lì Roberta disse una cosa che zittì subito la nonna. «Ah sì? Hai mai visto il bambino nascere? O l'hai visto solo quando quella donna l'ha portato a casa? E hai mai visto suo padre?» La nonna in effetti non l'aveva mai visto e nemmeno aveva visto nascere il piccolo. Il tutto si era svolto in modo molto veloce. Per mesi disse di essere rimasta incinta Marisol di un uomo misterioso di cui non voleva mai parlare, finché infine non ha partorito senza nessuno accanto. Non l'aveva detto nemmeno a lei che stava andando a partorire. Così Roberta continuò: «Penso il tuo silenzio dica più di tante parole. Quindi se non ti dispiace vorrei parlare con Luca, mio figlio.»
ma la nonna non era per niente d'accordo e lo portò via. «Andiamo, dobbiamo fare visita alla casa e poi tornare da Polly», lo prese con forza, strattonandolo per la rabbia. «Nonna, mi fai male!» Accorgendosene, chiese subito scusa. «Oddio, piccolo, mi dispiace!» Dopodiché gli diede un avvertimento. «Attento, ti prego, a quella donna, ok? Se la rivedi, evitala!» Intanto Roberta li stava guardando andare via con molta rabbia negli occhi. Non poteva crederci e voleva riavere suo figlio perso da anni. Tornato a casa, la settimana a venire fu un inferno peggiore per Luca, peggiore di quelle passate prima. Addirittura Polly non lo fece nemmeno andare a scuola, chiamando e dicendo che non si sentiva bene. Voleva solo farlo soffrire il più possibile. Luca ogni sera in quella settimana aveva pianto di nascosto nella sua stanza sotto le coperte, in quel letto logoro e rotto. «Mamma, mi manchi, sono stanco, voglio andarmene!» Non aveva mai visto Polly comportarsi così. Era peggiore del solito. E infine arrivò a pensare alla fuga. La domenica seguente andò di nuovo al cimitero, con la nonna ovviamente, ma stavolta non c'era Roberta, non si era fatta vedere. Stranamente, o forse si era arresa, pensò la nonna. Ritornato a casa la sera, preparò tutto per la fuga. Prese soltanto uno zaino con pochi vestiti, se ne sarebbe andato ovunque. L'importante era lontano da Polly e quella casa maledetta. Ma prima di scendere dalla finestra vide qualcuno. C'era Roberta in giardino che lanciava sassolini perché aprisse. Il secondo piano non era così in alto, quindi Roberta con facilità riuscì a salire sul balcone di nascosto. «Ehi, voglio portarti via, sei pronto?» Era arrivata proprio al momento giusto, come se sapesse Luca stesse soffrendo più del solito e quest'ultimo, vista la situazione, non ci pensò due volte. «Certo, arrivo, andiamo via da qua». La sera quindi scappò via da quel posto, guardando un'ultima volta la casa infernale, dove aveva vissuto i suoi peggiori ricordi. Nonostante gli dispiacesse la nonna non l'avrebbe più trovato, non voleva rimanere oltre. E Roberta sembrava veramente sua madre, una madre insomma. Sembrava volersi prendere cura di lui. Luca non aveva molto da dire in quel momento. Era solo contento di poter scappare. Corsero verso l'auto della donna che aveva parcheggiato stranamente vicino. Infatti era così vicina l'auto che in teoria qualcuno avrebbe dovuto sentire la macchina. Ma non erano ragionamenti che un bambino come Luca avrebbe potuto fare. Specialmente in quel momento dove il suo cuoricino batteva all'impazzata. Insomma, dopo tante peripezie, era in auto e viaggiò per molto tempo nel silenzio più totale. Roberta continuava a dirgli che avrebbero parlato a casa. Lui non voleva però, voleva subito delle risposte, durante quel lungo viaggio che durò ben 2 ore. «Signora, ma quando arriviamo? Mi sto addormentando!» Roberta, un po' scocciata dopo tante domande, gli continuò a dire di dormire in auto e non parlare. «Su, dai, basta lamentarti, siamo quasi arrivati, adesso stai esagerando!» Infine, dopo una dormita, arrivarono. Era una casa isolata, quasi fuori dal mondo. Abbastanza vecchia, pareva, dalle mura cadenti e che probabilmente non venivano verniciate da molto. Era quasi mattina e Luca non aveva per niente dormito bene. Si aspettava Roberta lo portasse in braccio, ma a quanto pare non voleva. «Svegliati, svegliati, siamo arrivati, non vorrei mica che ti porti in braccio, hai 12 anni ormai, sei grande. Forza, alzati, andiamo». Un po' dispiaciuto, andò dentro casa e vide un posto che sembrava cadere a pezzi. Niente era in ordine, ma Roberta era come se non lo vedesse neanche, non disse nulla infatti. Non sembrava preoccupata o altro, aveva quel sorriso strano in volto e continuava a canticchiare, come una bambina. Dopodiché Luca chiese: «Dove posso dormire? Sono stanco, signora». Lei si girò come se non avesse capito la domanda. «Cosa intendi?» Luca ripeté. Lei infine diede una risposta alquanto strana. «Puoi metterti dove vuoi, dormi sul divano o sul pavimento, dove ti pare, anche in cucina». Era strano, la casa aveva 2 piani ma non sembrava volerlo portare su. Luca si guardò intorno ancora per capire cosa stesse succedendo. La casa era veramente rovinata. Il cibo era ovunque, alcuni piatti erano pieni di muffa e la cucina era piena di mosche. Non sembrava per niente una casa abitata. Ma infine decise di dormire sul vecchio divano in salotto. Riuscì a chiudere gli occhi per qualche ora, finché non venne svegliato all'improvviso da una voce maschile pesante. «Ehi, chi diavolo è quello? Cosa ci fai in casa mia?» Era un uomo mezzo nudo, stava scendendo dalle scale con Roberta che intanto stava rispondendo alle sue domande. All'improvviso però Luca prese un grosso spavento, la situazione degenerò, perché a quanto pare all'uomo non piacquero le risposte di Roberta. Le diede uno schiaffo, facendola cadere. Luca, incredulo, corse a nascondersi in cucina, ma Roberta in qualche modo rimandò su l'uomo al secondo piano e corse a consolare Luca. «Tranquillo, piccolo, non è successo niente. Quello è tuo padre. Non sapeva di avere un figlio e gliel'ho detto ora, per quello si è agitato, ma è una brava persona». Cosa diavolo stava succedendo? Luca non capiva niente e ancora non sapeva che la situazione stava anche per peggiorare. La sua nuova vita non era quella desiderata.